Giorni fa mi hanno recapitato un oggetto prezioso. È una maschera funeraria di sottilissimo vetro. Ne possiedo già una uguale. A metterle vicine non si distinguono. Sembrano ottenute dallo stesso calco. Ma non è così. Non so chi l'abbia fatta, né chi sia stato incaricato di consegnarmela. E non so quando andrò a vedere dove si trova sepolto il corpo dell'uomo che in questa esistenza ne indossò l'originale. Ho solo la certezza di essere ormai sciolto dal giuramento fattogli un tempo, che non avrei reso pubblica questa storia finché fosse ancora in vita. Nel 1981 ebbe una grave crisi cardiaca. Era estate e mi trovavo a Venezia in visita alla Biennale. La giornata era torrida, avevo camminato a lungo e il fiato cominciava a mancarmi. Nell'attraversare i gradini sentii il bisogno di riposarmi e sedetti su una panchina in parte occupata da alcuni turisti. Uno di loro, dispiegando una cartina topografica, mi chiese delle informazioni. Fu in quel preciso istante che sentii montarmi in petto un dolore che già dal primo apparire presagiva tutto il suo inarrestabile crescendo. In quel vuoto che mi stava squarciando si affollarono i più strani pensieri, ma per quanto fossero numerosi e si urtassero l'un l'altro, mi stupì non di meno che la grottesca preoccupazione di accasciarmi sotto lo sguardo allibito di un estraneo prevalesse di gran lunga sulla paura stessa di morire. Subito dopo, ogni timore svanì e restò solo lo sforzo di contenere l'urto di quello stocco che, conficcato nello sterno, mi trapassava da parte a parte. Poi il buio. Ripresi conoscenza in una stanza d'ospedale. Capii di essere ancora vivo. La crisi era superata ed ero fuori pericolo, o almeno così mi dissero, perché constatarlo di persona non potevo. Mi sembrava di essere legato e imbavagliato al mio letto, parte integrante di un complesso meccanismo idraulico. Se aprivo gli occhi vedevo una porzione di soffitto imbiancato. Se li abbassavo verso i piedi del letto, potevo scorgere una finestra con tapparelle di plastica che proteggevano la stanza dalla battuta del sole. Non sapevo se fosse mattina o pomeriggio e neppure il giorno della settimana. In quello stato di immobilità, il tempo mi trascinava come la corrente maestosa di un fiume. Per la durata della luce presumevo fosse ancora estate. Di tanto in tanto qualcuno entrava con passi felpati e si chinava su di me, come sulla culla di un bambino. Mi apriva la camicia, mi auscultava il cuore, mi strozzava il braccio e se ne andava. Nel mio petto persistevano i postumi di una ferita che nel rimarginarsi tuttavia si faceva ancora sentire. Avevo presente il momento in cui il dolore mi aveva sopraffatto. Per il resto nella mia mente fluttuavano solo vaghi ricordi simili a frammenti sospesi in un liquido chiaro. Mi sembrava di aver camminato a lungo attraverso una pianura innevata e di essere infine crollato a terra per la stanchezza. Dal cielo dense nubi si abbassavano su di me, assumendo le sembianze di volti di grande bellezza, e ben presto si corrompevano, deformandosi, poi nient'altro che un lungo sonno senza sogni. Trafitto, imbibito e ossigenato, costretto di per di più all'immobilità e al silenzio, nei giorni e nelle notti che seguirono ebbi il tempo di riflettere a lungo sulla mia condizione. Erano pensieri inarticolati che si legavano senza alcun nesso logico, per pura analogia. Il passato non esisteva più, o perlomeno aveva una consistenza fittizia, e il futuro era muto. Solo di rado affiorava qualcosa di simile a un proponimento o a un progetto che riguardasse il seguito di quell'esistenza che mi era stata restituita. Qualcosa che fosse rivolto al giorno in cui sarei uscito di lì per tornare alla vita di sempre. Una vita per cui nutrivo tuttavia ancora scarso interesse. Del resto, dopo la morte di mia moglie, si era già perso il significato di ogni cosa. Forse avrei dovuto provare gratitudine per la mia buona sorte, felicitarmi per aver scampato la morte, e invece mi sentivo semplicemente prostrato.
Ciò che mi deprimeva non erano tanto le condizioni del mio fisico ancora debilitato, ma qualcosa che assomigliava al risentimento per una grave offesa subita. La vita mi aveva umiliato platealmente e io non riuscivo a perdonarglielo. Era come il tradimento di una donna amata, un tradimento esibito a bella posta e seguito dalla derisione più crudele. Oh vita, dopo quanto era accaduto fra noi, nulla, mai nulla sarebbe potuto tornare come prima. Eppure, sebbene le bende funerarie ti pendano a brandelli dal corpo e nelle tue nari ristagni ancora il fetore del sepolcro, come Lazzaro, sei stato richiamato in vita. No, non fui io a pensare queste parole, sebbene pronunciate a mezza voce le avevo udite distintamente. Qualcuno vicino a me aveva parlato. Mi resi conto dunque di avere un compagno a distanza. Infatti, le dimensioni del soffitto verso cui per gran parte del tempo appuntavo lo sguardo mi davano la percezione di trovarmi in un vano grande abbastanza da ospitare più di un paziente, ma non mi ero mai accorto di un'altra presenza. Forse anche lui era stato costretto all'immobilità e al silenzio, e quelle che avevo udite potevano essere le prime parole che pronunciava. Oltre la tenda tirata lungo la sponda del mio letto, non c'era, come avevo immaginato, qualche congegno elettronico, ma un altro essere umano, nelle mie stesse condizioni, o che forse stava già un po' meglio al momento che era in grado di parlare. Tuttavia, sebbene le sue parole si fossero combinate mirabilmente con i miei pensieri, stentavo a credere che le avesse rivolte proprio a me. Forse erano solo il frammento di un monologo che costui recitava a se stesso, e trovandosi nel mio stesso stato, i suoi pensieri non potevano che essere simili ai miei. Quella frase non ebbe seguito. Da quel momento però, la presenza di un altro paziente nella stessa stanza favorì la mia ripresa. Mi aiutò, in qualche modo, a tendere i sensi verso il mondo esterno, mi tolse da quel torbido limbo in cui mi crogiolavo, inducendomi a ritrovare se non proprio l'interesse, almeno una certa curiosità per quanto mi attorniava. Cominciai a percepire la sua presenza, a tendere l'orecchio verso il suo respiro notturno, a trasalire al minimo rumore, tentando di interpretare qualche borbottio indistinto come fosse un messaggio a me rivolto. Intanto cercavo di immaginare il suo aspetto, una fisionomia che si adattasse alla voce che aveva pronunciato quella sentenza, una voce che risentivo tutte le volte quando il primario e il suo seguito entravano per il controllo giornaliero. Con lui il medico scambiava scherzosamente qualche battuta in francese. Lo chiamava Conte. «Potons savoir comment va aujourd'hui le saint de Monsieur le Comte?» Dalla sua parte, a mio parere, la visita si prolungava sempre un po' troppo. Ogni tanto persino il primario si lasciava sfuggire una risata e con quella gelosia tipica di ogni paziente notavo che, arrivato il mio turno, sul volto del medico e del codazzo dei suoi assistenti persisteva ancora un residuo di ilarità. E questo mi dava la sensazione che il mio caso non venisse seguito con la dovuta professionalità. Sarei potuto anche morire, che loro avrebbero continuato a commentare le storielle di quel tale. Lui era già fuori pericolo, forse già in procinto di essere dimesso. Era dunque motivo di ottimismo. Io ero invece ancora un caso stazionario, oggetto di un controllo di routine. Del resto, che cosa pretendevo? Non ero in grado neppure di pronunciare una parola, non fosse altro per quel boccaglio che me lo impediva. Nelle condizioni in cui mi trovavo, tendere l'orecchio verso quel sipario che mi divideva dal mio compagno a distanza diventò il mio passatempo, il solo stimolo dei sensi, l'unica curiosità. Per il resto, vivevo tra il sonno e il dormiveglia. Il tempo era scandito da una finestra che da buia si illuminava per poi oscurarsi nuovamente. Con i giorni anche le mie condizioni andarono migliorando e a poco mi liberarono da quella bardatura sanitaria fatta di tubicini trasparenti e anche dalla goccia cinese della flebo. Il busto mi fu sollevato con l'aggiunta di qualche cuscino e finalmente mi fu concesso il primo boccone solido, costituito da una mela cotta. Per ultimo, quella cortina di tessuto che mi isolava fu tolta di torno ed io lo vidi per la prima volta.
Era un uomo di impressionante magrezza, e a giudicare dai piedi che sporgevano dal fondo del letto di statura superiore alla norma. Mi resi subito conto che per quanto avessi passato in rassegna tutta la galleria fisionomica umana, mai avrei potuto indovinare il suo aspetto. Ogni mia velleità immaginativa fu spiazzata, infatti, da una folta e lunghissima barba grigia e rossiccia adagiata sul lenzuolo come la coda di una volpe argentata. Una matassa di pelo che contrastava con il suo cranio calvo, ricoperto da un tegumento di pelle così sottile da sembrare trasparente. Stava dormendo, o perlomeno teneva gli occhi chiusi, così potevo osservarlo a lungo. Anche se quella barba lo faceva sembrare più vecchio, poteva avere poco più di 60 anni, il naso carnoso dalla punta bluastra, gli zigomi ossuti, la fronte accigliata, le enormi orecchie pelose e prive di lobo. Aveva un aspetto familiare, mi ricordava qualcuno che avevo già visto, mi ricordava forse. E in quella l'uomo parlò. Lev Nikolaev Tolstoi. Fui colto di sorpresa perché ero proprio in procinto di pensarlo. L'uomo sollevò le palpebre e mi fissò con l'unico occhio di un azzurro chiaro, opalino. L'altro, il sinistro, era ricoperto da un velo opaco. Fu evidente che si era lasciato osservare a bella posta per poi sorprendermi. Tutti pensano la stessa cosa quando mi vedono, che assomiglio in modo straordinario al grande scrittore russo. Restai doppiamente sorpreso, poiché pronunciò quella frase con tutte le S marcatamente sonore, caratteristiche della lingua slava. La somiglianza, infatti, è notevole, risposi. Direi che lei è un sosia perfetto. Restai sorpreso dalla mia stessa voce. Era la prima frase compiuta che pronunciavo dopo molto tempo. Chissà quanti glielo avranno detto, tutti quelli che hanno presente la figura di Tolstoi. Anche il primario, azzardai, pure lui. Ed è per questo che la chiama Conte, per la somiglianza con il Conte Tolstoi? L'uomo sembrò risentirsi, no, sono un nobiluomo. Polacco, pur sangue. Sono il Conte Antoni Stanislav Augusto Dunin. Figlio di seconde nozze di Miroslav Dunin, grande condottiero di antica stirpe danese. Nel nostro stemma c'è infatti l'emblema del cigno, a cui il nome della schiatta si riferisce. Mia madre invece era una Potocki. Potocki, parente di Jan Potocki, quella del manoscritto di Saragozza, esattamente. La mia predisposizione artistica deriva di sicuro dal ramo materno e con essa forse anche una vena di follia. Era sorprendente che lo dichiarasse sin dal primo momento. Vi sarà noto che il mio avo, uomo geniale ed erudito, storico ed antropologo di gran fama, mise fine ai suoi giorni sparandosi in testa una pallottola d'argento, benedetta, che aveva forgiato pazientemente con le sue stesse mani dopo averla ricavata dal pomolo di una teiera. Lo sa che c'è ancora una sua fotografia appesa da qualche parte a una parete dell'Hotel Sven? Con sua madre, infatti, veniva in villeggiatura a Lido. Era un ragazzo di straordinaria bellezza e sembra proprio che Thomas Mann si fosse ispirato a quella foto per scrivere il suo celebre racconto. Jan era non solo bello d'aspetto, ma possedeva anche numerosi talenti. Non si volle credere al suicidio. Neppure la testimonianza del prete, che era rimasto perplesso alla richiesta di benedire quella minuscola sfera d'argento, servì a frugare del tutto il dubbio che fosse stato invece ucciso. Come si poteva accettare che un uomo così geniale e stimato avesse messo fine alla propria vita con tanta fredda premeditazione? Ma poiché il corpo era stato ritrovato sul pavimento dello studio, con la pistola ancora ben stretta tra le dita, e non c'era alcun segno di effrazione o rapina, si dovette infine accettare l'evidenza. La diagnosi ufficiale fu quella di un raptus dovuto a nevrastenia acuta. A mio avviso, invece, Jan era convinto di avere contratto la licantropia durante uno dei suoi numerosi viaggi in Oriente e così aveva seguito scrupolosamente il rituale per liberare l'anima da quel maleficio. Ma chi può dire con precisione dove si trova il limite tra quello stato di coscienza che tutti riconosciamo come realtà e altri stati meno reali di quello delegato ai cinque sensi? L'uomo vive la propria realtà grazie ad essi, dissi. Tanto per dire qualcosa. Sono d'accordo, ma lei conviene che quando uno solo di questi cinque sensi viene a mancare,
La realtà appare del tutto diversa. Basti pensare a chi nasce senza il dono della vista o deludito. Immaginiamo, al contrario, di avere qualche senso di troppo. Anche in questo caso la realtà muterebbe. Uno potrebbe vedere cose che ad altri restano invisibili. Ne convengo, dissi. Le nevrosi portano a interpretare la realtà in modo distorto. Per tornare al povero Jean, non è escluso che durante i suoi numerosi viaggi in Asia abbia partecipato anche a cerimonie magiche e che in una di quelle occasioni sia stato costretto a bere qualche pozione devastante per il suo sistema nervoso. Una droga dagli effetti irreversibili capace di ampliare il suo campo di percezione facendogli scorgere cose indesiderate. È risaputo che il nostro corpo accetta volentieri un gran numero di stupefacenti in quanto li riconosce, poiché esso stesso li produce, sebbene in quantità minime, e li utilizza per il proprio benessere. Le endorfine, per esempio. Un tempo, alcune droghe i cui derivati stanno oggi decimando l'umanità erano usate non solo per lenire il dolore, ma anche per dilatare la mente. Venivano somministrate tuttavia a piccole dosi. Si trattava di visite guidate dal sacerdote di turno, il quale sapeva bene come evitare certi pericoli. Erano brevi escursioni con una guida esperta che sapeva farti tornare indietro in tempo e senza danni. Lo scopo era solo quello di far intravedere all'adepto l'esistenza di un altro regno, senza smarrirsi. Quel termine anacronistico, regno, al posto di mondo o dimensione, i quali sarebbero passati inosservati e per di più pronunciato con una sfumatura di allusiva saccenteria, mi riportò al presente. Era come se un fisico nucleare parlasse di forze scatenate piuttosto che di energie sprigionate. Tutto a un tratto mi resi conto che mi ero lasciato trasportare in una conversazione con uno che era folle a sua volta, forse più del suo presunto avo. Del resto, sin dal primo momento, lui stesso mi aveva messo sull'avviso. Senza dubbio, quest'uomo esercitava su di me un certo fascino, ma allo stesso tempo mi provocava una punta di irritazione. C'era qualcosa nel suo modo di esprimersi in maniera eloquente che era in netto contrasto con il suo aspetto dimesso. Nel giro di pochi minuti, quando altri si sarebbero limitati a darsi il buongiorno e a informarsi sulle reciproche condizioni di salute, costui mi aveva trascinato in una dissertazione sulla letteratura, sulla psicologia e sulla magia. Chi era l'uomo che mi stava accanto? Chi era questo sedicente, improbabile conte polacco? Un mistificatore, un visionario? Reggii male a quanto avevo udito. Sta parlando forse di un al di là, esclamai. Quello a cui sono appena tornato? Le assicuro, Conte, che non ho fatto incontri straordinari, non ho avuto visioni, non ricordo nulla di questo mio lungo periodo di incoscienza. Egli sembrò riflettere su quanto avevo detto. Borbottò qualcosa riguardo l'isola dei mangiatori di loto. Infine mi chiese, lei conosce il significato del termine anamnesi? Restai sorpreso da quella domanda. Beh sì. Credo sia la raccolta di tutti i dati riguardanti le malattie che un paziente ha avuto in passato per poter meglio formulare una diagnosi o qualcosa del genere. Trovandosi in un letto d'ospedale, l'associazione non poteva che essere questa, ma secondo Platone vuol dire anche la reminiscenza di quanto l'anima ha contemplato nel mondo iperuraneo prima di incarnarsi in un corpo terreno. Non ci mancava che la filosofia, per quanto ne so. Non è mai stata dimostrata l'esistenza dell'anima, risposi con vile sarcasmo. A questa mia osservazione egli fu sul punto di ribattere, ma poi sembrò avere un ripensamento e puntellandosi su un gomito sollevò il busto per guardarmi meglio. Ma forse la sto annoiando con le mie ciance. Purtroppo questo è uno dei miei difetti. Quando comincio a parlare divento un torrente in piena. Credo sia proprio questo incontrollato spreco di fiato che mi danneggia il cuore. Sospirando ricadde supino sui guanciali. Forse dovremmo conversare d'altro, rivolgere l'attenzione a questo organo cavo che ci tiene ancora in vita e che è stato gravemente offeso. Forse dovremmo guardare all'interno della complessità del nostro corpo, prendere in esame questo nostro veicolo terreno, cominciando ad ammirare le sue funzioni. Ma ahimè, ammettendone anche l'inevitabile usura e il declino inarrestabile.
Dovremmo pensare ai miliardi di battiti che gravano sul cuore nel corso di una vita. Dovremmo fare lo sforzo di immedesimarci in un globulo rosso che, trascinato dalla corrente del sangue, percorre a grande velocità le arterie sulle cui pareti si depositano incrostazioni di sale e di grassi, stalattiti giallognole che finiscono per rimpicciolirne il diametro, fino a lasciare un passaggio non più spesso di un capello, che un giorno uno dei tanti detriti vaganti ostruirà. Rendendosi conto che le sue parole non erano le più adatte a sollevarmi il morale, improvvisamente cambiò argomento e tono di voce. Su via, non si scoraggi. Fra non molto uscirà di qui con le sue gambe e via a camminare per le calli in mezzo alla gente, alle voci, al chiasso. Fra non molto avrà dimenticato questa sua disavventura. Se ne ricorderà solo quando, seduto a tavola, sarà costretto a rinunciare ai suoi cibi preferiti, nel momento in cui, all'ora stabilita, dovrà ingollare le solite medicine o quando si troverà tra le braccia di una donna. Tacque per un istante. Eppure, lei mi sembra ancora molto giovane, benché non si possa mai dire. Ho 42 anni, dissi, piccato dalla sua osservazione.